Ciao a tutti! Questa settimana stiamo parlando di quello che ci manca e di ciò che abbiamo perso durante il periodo di quarantena. Può capitare di sentire un senso di vuoto che non sappiamo come riempire e nemmeno come descrivere. Abbiamo quindi pensato di proporvi qualche semplice strumento per poter riprendere contatto con quello che vi manca e abbiamo racchiuso tutto in un quaderno chiamato il quaderno della mancanza. Proviamo a fare una lista. Le 5 cose che mi mancano di più, quali sono? Provate quindi ad individuare cosa vi manca di più. Ad alcuni di voi potrebbero venire in mente mille cose, ad altri soltanto una, ed è anche normale così. Provate a rifletterci con calma e a scoprire che cosa emerge. E proviamo a rispondere ad un'altra domanda. Come stai affrontando le mancanze nella quotidianità? Una volta individuato quello che più ci manca, si può provare a riflettere su ciò che è possibile fare quando sentiamo la mancanza. Se mi manca, allora posso? Posso fare qualcosa di concreto? Oppure se non posso fare nulla di concreto, come posso attenuare questo senso di mancanza? Ognuno di voi avrà trovato strategie diverse in base alle proprie risorse e alle proprie esperienze. Magari in questo momento la strategia non si è ancora trovata, perché questo è un momento nuovo e difficile per tutti, quindi è anche normale sentirsi spaesati. Questo però può essere un buon momento per rifletterci, magari ripensando ad altri momenti difficili della vostra vita e a quali risorse avete attinto per poterli superare. E veniamo ai luoghi. Qual è il luogo che mi manca di più? Se è il luogo del cuore, a volte ci sei già. A volte è uno scenario di momenti belli. Ci sono posti che sono diventati importanti perché li abbiamo vissuti in un momento magico. Altre volte uno spazio che hai visto una volta sola e che però ti è rimasto dentro. Per qualcuno potrà essere il primo posto da raggiungere appena si potrà e per qualcun altro magari invece resterà soltanto il luogo della mente in cui però rifugiarsi quando c'è bisogno di pensare a qualcosa di bello. Dunque, a quale luogo pensi tu? E delle cose che ti sei perso in questo periodo, quali pensi di poter recuperare e quali no? Questo tempo sospeso può averci tolto delle cose irrimediabilmente, persone, occasioni che non torneranno. Alcune invece le ha soltanto rimandate per un po' ed è lì che possiamo scovare la speranza per il futuro. Prova a soffermarti su quello che senti di aver perduto e su ciò che invece senti di aver solo smarrito per adesso. E adesso, come ti fa sentire rileggere le liste che hai scritto? Che emozioni hai provato? Queste sono invece delle domande che possono aiutarti a soffermarti su quello che provi rispetto alle cose scritte fino a qui. Come ti senti a rileggerle e riesci a trascrivere quello che hai provato rispondendo in parole oppure in immagini? E adesso un'ultima proposta. Scrivi una lettera alla persona che ti manca di più. Raccontale di quello che succede dentro e intorno a te. Questo vuole essere un piccolo stimolo per provare a dare un senso a ciò che ci sta accadendo. Abbiamo pensato che scrivere una lettera a qualcuno, alla persona che in questo momento ci manca di più, possa essere utile. Raccontarci l'un l'altro, infatti, prima di tutto parlare a noi stessi e ci consente di costruire una narrazione di ciò che sta accadendo. Bene, potrete scaricare tutti questi piccoli esercizi del quaderno mancanza tramite il link che troverete nella descrizione sotto a questo video. Potete quindi poi scaricarlo, stamparlo oppure utilizzarlo direttamente dal vostro PC. Sono piccoli esercizi che speriamo possano esservi utili per parlare di un tema così grande e così difficile come quello della mancanza. Potete condividere con noi cosa è emerso commentando qui sotto oppure taggandoci utilizzando gli hashtag #KickTheQuarantine e #WhatImissingQuarantine. Oppure scriveteci privatamente qui o alla mail kickthequarantine@gmail.com e vi invieremo un rimando personale. A presto!